l'appartamento dell'ambasciatore. All'appuntamento? Mi hanno convocato per telefono. Il 140. Grazie. Salam. Prego, si accomodi, signor Bianco. Veramente, io sono il signor Rossi. Appunto, si accomodi, signor Bianco Rosso. Grazie. Traso. Permesso. Niente paura, niente paura. Qua siamo tutti amici. Prego, cammina. Cammina coi piedi. Morde! No, mica è una scimmia. Lui è l'ambasciatore. Momento, momento. Sto parlando con Asi. Sentito? Parlo con Aso. Qui tutti parliamo con Aso, quando è necessario. Pronto? Pronto? In casa, Bubu? In casa, Bubu? Mobutu? Mobutu? No, non buttare niente. È peccato. È peccato, non buttare. Sì. Sì. Cosa vola? Come? Cosa vola? Veramente, non vola niente. Tu non capire niente. Eccellenza, dire tu cosa volere. Ah, io? Tu ci sei venuto? O ti ci hanno mandato? Mi hanno chiamato. Eccellenza, questo uomo con grossa panza essere signor Rossi. Oh, signor Rosso! Eccellenza, ambasciatore, Catongo. Piacere, piacere. Ta ta ta, bum bum zu. Piacere, comodo. Tira una sedia, signore. Subito, maestà. Niente paura, non tirare mica in testa. Bubu, bubu, zuzu. Maestà. Hai spiegato al signore di che cosa si tratta? Non ancora, maestà. Spiega. Dunque, tu devi sapere che un parente tuo è morto. Scusa. Questo animale... Da che stare Italia, ha imparato a parlare napoletano. Yes. Dice pure, pumarola in coppa. Piacere molto vostra lingua. Sì, 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 sì. Dunque, tuo parente migrato molto tempo fa in Catongo, morto e defunto, e lasciare ti universale, erede universale. Non capisco. Ma allora tu stare un po' gretino. Credo anch'io, ma... No, volevo dire che non ho parenti, sono trovatello. Uno zio anche lui trovatello. Yes. Voi siete due parenti trovatelli che vi siete trovati a telli assieme, capito? Yes. Ma come si chiama questo mio parente? Come si chiama? Rossi, zio? No? Rossi. Rossi. Rossi ce ne sono tanti. Ma nel Catongo ce n'è uno solo. Uno. Tutti gli altri sono neri. Vedi, lui è nero. Tutto nero. Ci sono anche i gialli, ma i gialli sono i cose, come spiego? Peperoni. I peperoni, a me i peperoni non piacciono. Eccellenza. Specialmente i gialli mi si mettono proprio. Sullo stomaco. Se fossero quelli verdi piccolini. Buono, quelli a pomarola ancora. A pomarola ancora. A pensarci bene, una volta ho sentito parlare di uno zio Pasquale Rossi. Ecco. Questo è. Pasquale. Ti ha lasciato un biliardo. Come? Hai capito? No, non... Ti ha lasciato un biliardo, mo hai capito? Biliardo, non biliardo con stecca. No, senza stecca, un biliardo di moneta, di moneta. Un miliardo? Un biliardo, un bille bilioni. Un miliardo? Ma è proprio vero. A me, ha lasciato a me un miliardo. Adesso tu devi partire subito per Catongo, altrimenti tempo stringe. E con ristringimento sono dolore, figlio. Ah, sì, sì, eccellenza, parto in settimana. Bravo. Grazie, arrivederci. A chi? Dove vai? Un momento, un momento. Tu dimenticare cosa molto importante. Cosa dimenticare? Diritto cancellerio come d'accordo per telefono. No, mi scusi, eccellenza. Prego. Avevamo stabilito 50.000. 50.000. Prego, eccellenza. 55.000. Già, vero, 10% diritto fisso. La regione è fisso. Chi può essere? Chi può essere? Telefono. Posso rispondere? Pronto? Dovete andarvene immediatamente. L'ambasciatore è tornato all'improvviso e è arrivato in questo momento. Papà Pio. Oddio, che c'è? È arrivato l'ambasciatore. È arrivato l'ambasciatore. Quale ambasciatore? L'ambasciatore del Ghana. Scappa. Adesso ci viene qua, facciamo pagare il gatto. Vai, via, via. Eccellenza, i soldi. Passiamo via. Anda lui, sono che anda lui. Via, con noi. Via, 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 via. Via. Chi è? Ah, e cosa vuoi? Dobbiamo scappare. Ma che mi lasci? Tu vai fuori, questo è. Con me ne vado fuori. Andiamo, su. Addio, guarda se c'è. Dice. Thank you.
Fare, arrivare sempre in ritardo, arrivare. Non sapere che c'è un falso ambasciatore qui in albergo, scappato da quella parte. Corre a restare subito, che se no fare il rapporto all'ONU. Siamo. Certo, ce l'è, certo. Subito. Presto, andiamo. Corre. Corri anche tu. No, questa è una camera di servizio. Meglio, è quello che ci vuole. Ma che vuoi fare? Entra, lo dico io, lo sai che facciamo. Ma che è successo? Non so, sono entrate le guardie. Chi sono quei due? Fidel Castro e la moglie. Fidel Carina Castro. Lei. Ma come arriva? Quando è arrivato? Fermi, un momento. Un momento, ho detto. Le presento mia moglie. Non fare il buffone. Via.